Buongiorno dalla villa comunale di Sorrento. Desidero darvi un breve messaggio su Torquato Tasso. Non sono uno storico, quindi non aspettatevi tante nozioni storiche. Posso solo dire che è nato nel 1544 in pieno risorgimento. Quindi è stato per la letteratura uno dei padri. E ha avuto una vita molto tormentata, ha conosciuto l'esilio, quindi sembra molto significativo che qui arrivino non solo per le bellezze naturali, ma anche per la storia, scrittori, poeti, artisti e turisti, perché Sorrento è conosciuto nel mondo come luogo turistico. La più grande opera, sicuramente quella più famosa, è la Gerusalemme liberata. È il clou della letteratura. E parla proprio della libertà. E uno come me, che si chiama Francesco, che nel suo nome c'è scritto la sua essere uomo libero, infatti chi mi conosce con il mio scritto, arrivo un po' dappertutto, soprattutto con i social che viaggiano a 1.000 miglia, sanno che non ho paura di parlare chiaro. Ecco, Torquato Tasso ci ha insegnato proprio questo, a parlare chiaro, a essere onesti, a essere gentili, perché per essere accoglienti bisogna essere gentili, che viene purtroppo confusa come stupidaggine o stupidità. Invece è una cosa buona, l'onestà, la franchezza, la generosità, l'altruismo. Come dico spesso io, non sono valori persi, ma sono nascosti dietro una patina, l'abbiamo nascosti noi. Nessuno è venuto dall'alto a fare chissà che cosa. Soprattutto non può essere Dio, che viene offeso da tanti di noi in tanti modi, perché Dio è nel fratello, nel povero, nell'abbandonato. E non lo dico solo perché siamo in Quaresima, tra l'altro oggi è venerdì. No, perché Dio è venuto per liberare l'uomo, non per farlo prigioniero. Siamo noi che siamo prigionieri e amiamo la prigionia, perché ci mettiamo sempre maschere, non solo a carnevale. E allora mi auguro e vi auguro di essere sempre persone oneste, di dire sì e no no, come dice Gesù nel Vangelo. Chi di più, dice Gesù, è del maligno. Quindi Torquato Tasso questo ci insegna: essere onesti. Quella Gerusalemme liberata possiamo essere noi. Buona giornata. Domani è proprio il compleanno di Torquato Tasso. Facciamogli i nostri più sinceri auguri, non con una torta, perché non la potrebbe mangiare, ma con la nostra vita. Buona giornata.